Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 settembre, 29 ottobre, il tempo vola e vediamo quali sono i temi fondamentali del giorno dopo, del post-tsunami umbro, chiamatelo come vi pare a voi, però insomma ormai è chiaro che qualche conseguenza ci sarà, forse anche nel rafforzare il governo, sostiene qualcuno, perché essendo PD e Movimento 5 Stelle alleati in questo governo e sapendo quello che gli aspetta se si dovesse andare a votare, beh insomma qualcuno pensa che il governo in realtà si è paradossalmente rafforzato con la sconfitta dei due perdenti che questo governo peraltro l'hanno fatto. Il tema fondamentale della giornata è cosa succede nel Movimento 5 Stelle. Il Corriere della Sera oggi titola Di Maio, basta alleanze con il PD. È il titolo fondamentale di un pezzo del Corriere della Sera in cui Di Maio rivendica, anzi di un'intervista a Di Maio del Corriere della Sera, in cui Di Maio rivendica il fatto che lui fosse perplesso su questa intesa. Però sul governo la pensa diversamente, bisogna continuare. Ho parlato con Zingaretti, Franceschini, una persona con cui si ragiona, che sarebbe il capo delegazione del PD all'interno del governo, il vero autore di questo governo. In realtà però se si leggono gli altri giornali, in particolare retroscena di Repubblica, all'interno del Movimento 5 Stelle non sono tutti convinti di questa linea di Di Maio. Conte, Fico e Grillo, titola Repubblica, invece stoppano il capo, non vogliono che ci sia, sostiene Ciriaco su Repubblica, non vogliono che si cambi la linea dell'alleanza con il PD. Conte, Di Maio e scontro nel PD è il titolo di tutti i giornali sostanzialmente, perché il Messaggero in particolare, perché in realtà il Presidente del Consiglio ovviamente vuole continuare a fare il suo mestiere e sa benissimo, retroscena di Breda oggi, cioè il Quirinale parla, chissà se è vero quello che dice, ma sicuramente è un messaggio che il Quirinale dà a tutti gli attori della politica: ragazzi, non si fa un Conte tris, cioè se questa maggioranza non regge si va direttamente alle elezioni, quindi la paura si fa forte per, soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Su Zingaretti direi che la paura è un po' inferiore, anche su Renzi, bella strizza come dicono a Roma, perché vai a trovare i voti e il ruolo se si dovesse andare alle elezioni con un Renzi che viene dato tra il 4 e il 5%. In realtà poi c'è sempre quel cazzaro, altro che cazzaro verde come lo chiama Travaglio e come si chiama Salvini, di Grillo, evasore fiscale, omicida, lo sapete tutti, assassino, quello che insomma ha fatto il fenomeno e considera noi giornalisti delle merde, cosa che invece mi sembra essere più lui. Che cosa fa? Fa un tweet in cui diceva sempre lo spiritoso, perché sempre no, con quest'area lieve, non capendo che c'è gente che non c'ha lavoro, ci sono disoccupati, ci sono NCC come quello in cui sto qua dentro, in cui hanno fatto una cazzata di cui la metà basta. Beh, insomma Grillo ridacchia e dice ma pensavo peggio, no, l'Italia sta andando male, ma lui ridacchia e su Twitter dice pensavo peggio. In realtà poi questo tweet dopo 12 minuti viene cancellato, perché questo è il consueto solito atteggiamento di Grillo. Io devo dire che è fantastico oggi Travaglio, oggi bisogna leggere Travaglio, cioè il portavoce di Conte, che come dice Sallusti in un suo fondo oggi straordinario, le ha sbagliate tutte, perché io me lo sono dimenticato. Sallusti, e poi vedremo i titoli dei giornali di destra, dice che questo governo ormai è appoggiato soltanto da Travaglio, che nel passato elenca chi aveva appoggiato: Di Pietro, finito, Ingroia, indagato, accusato di peculato, sapete bene, la Raggi, c'è bisogno di parlare della Raggi? Qualcuno di voi vuol parlare veramente della Raggi? Are you talking to me rispetto alla Raggi? Va bene, Di Maio, che è l'ultimo insomma della fila di quelli che ha appoggiato Travaglio, e adesso Conte. Ma Travaglio, ritorniamo sul fondo che oggi fa sul Fatto Quotidiano, è veramente da pisciarsi dalle risate. Dice guarda, l'uomo che voleva l'alleanza col PD, l'uomo che sostiene che Di Maio è un mito, l'uomo che sosteneva Conte eccetera, beh insomma in realtà non hanno vinto la Lega, perché l'avevano già conquistata l'Umbria a maggio. Toc toc! Maggio non c'erano elezioni regionali, c'erano elezioni europee, è un po' diverso, ci hai spiegato tu stesso che le elezioni europee non dovevano cambiare gli assetti parlamentari di governo. Allora spiegami, se Salvini aveva già conquistato le europee l'Umbria, allora aveva anche già conquistato il governo, al quale tu dici per fortuna che se ne è andato via, ma la logica non fa parte della sua, diciamo, DNA, quella di Travaglio, il quale continua a dire un'altra cosa straordinaria, che i due, PD e Movimento 5 Stelle, forse non si sarebbero dovuti alleare in Umbria. È fantastico, perché tanto era persa, e quindi perché vi alleate e fate questa figura di merda? Io lo trovo favoloso. Di Maio che dice insomma io non volevo alleanza, Travaglio che la voleva dice in fondo avere già persa potete non farla, insomma vale tutto, vale tutto, tanto gli archivi in realtà non si consultano mai. Ovviamente per quanto riguarda poi quel piccolo problemino che c'ha Conte di consulenza al fondo
fondo di mincione con i soldi neri del Vaticano per un'operazione che poi è stata votata dal primo Consiglio dei Ministri in conflitto di interesse, che per qualsiasi altro politico sarebbe stato un dramma, dice beh, ma quella roba lì si capisce che è una stupidaggine, tutta archiviata, ma lasciamola perdere, ma figuratevi un po' voi, il giornale dei manettari che diventa improvvisamente garantista. Galli della Loggia dice che con questa vittoria dell'Umbria, esagera forse dall'altra parte sulla prima pagina del Corriere della Sera, è finita la Prima Repubblica, perché sarebbe finita Forza Italia, cioè il vero partito che si pensava avesse fatto fine alla Prima Repubblica, ed è finito anche l'alleanza tra PD e comunisti, tra sinistra e comunisti, cosa che dice è sancita dall'Umbria. Tutto sto peso dell'Umbria adesso forse è un po' esagerato, invece Verità e Giornale, non è la prima volta, in maniera congiunta titolano Bye Bye Giuseppi. Incredibile, due titoli identici su giornali che insistono tutti sulla stessa area culturale, quella del centrodestra, che fanno il medesimo titolo. Altre questioni di giornata, a parte le elezioni umbre, c'è il caso Anastasia Luca, il ragazzo che è stato ucciso a Roma, e su questo forse per una volta è la seconda volta che mi tocca dare ragione a Gramellini, e nel suo fondo dice: ragazzi, erano belli i tempi in cui si poteva scrivere gli inquirenti brancolano nel buio. Oggi tutti a trovare un Anastasia, che era quella bella ragazza ucraina che prima si diceva c'era 2000 euro, poi 20.000 euro, in realtà solo testimonianze, poi era amica dei malviventi, insomma, sometimes cigar is just a cigar. Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso da una pistolettata di un altro, tutto il resto conta poco, secondo me, e gli inquirenti per ora brancolano nel buio. Certo, non ha aiutato il capo della polizia quando ha detto non si tratta soltanto di uno scippo di due poveri ragazzini. Ecco, Gabrielli, quella cosa lì per sfrenare Salvini se la poteva anche risparmiare, perché da lì poi nasce tutto il casino di cui stiamo leggendo in queste ore: speculazione, Anastasia, la cattiva, la drogata. Nel frattempo il morto Luca, poveraccio, ha donato gli organi, e gli organi gli ha donati e sono voglio dire, se doni gli organi non è che sono incistati di Maria o di ecstasy, come dice oggi in maniera molto più semplice un pezzo del giornale. Vediamo che altro ci abbiamo. Il Fatto Quotidiano titola Fiumicino no al raddoppio, poi vado sul Sole 24 Ore e trovo questa notizia a pagina 20. Allora mi chiedo, è il solito Sole 24 Ore che alla fine si distrae, o c'ha ragione il Sole 24 Ore? In realtà, leggendo il pezzo Sole 24 Ore, si capisce che il raddoppio della pista di Fiumicino, che ieri quel ministro che blocca tutto, che si chiama Costa, ai noi, che è la nuova tragedia di questo governo, perché è una tragedia silenziosa, blocca tutto senza dirlo, e noi facciamo finta e moriremo così in silenzio, ma molto verdi ambientalisti, grazie a questo talebano dell'ambiente, cioè il ministro Costa. Ritorno alla questione di Fiumicino, spiega il Sole 24 Ore, ragazzi, comunque era la stessa ADR proprietaria di Fiumicino che non aveva in più, aveva cambiato il piano, aveva capito che non era cosa raddoppiare lo scalo da 50-100 milioni attesi a Roma, e si potevano fare altre modifiche, la costruzione della quarta pista, cose più modeste. Nel frattempo il Sole 24 Ore ci dice un andato, una cosa positiva, obiettivamente bisogna raccontarla, che il passante di Bologna è stato sbloccato dal nuovo ministro delle infrastrutture, la De Micheli, quindi devo dire che nel disastro di tante cose almeno questa è da godere. Ultime due cose riguardano la televisione, due questioni fantastiche. Dovete sapere che c'è un giornalista che si chiama Scanzi, ha l'orecchino qui, e come lui ha scritto su Vanity Fair in un'intervista fantastica, è uno che usa l'auto abbronzante, no? Si mette l'auto abbronzante perché vuole sentirsi fico e si mette l'orecchino, ma nella sua vita lui vorrebbe imitare Travaglio, che è il suo grande mito. Beh, però il problema è che ieri si è svegliato male e ha deciso di attaccare Daniele Capezzone, ma lo fa con una volgarità e con un'arroganza e con una cattiveria che io dico: ma perché non stai sereno, Scanzi? Perché non sei tranquillo? Mettiti un po' di autoabbronzante ovunque, evitando di mettertelo sul lobo dell'orecchio, perché sennò si vede quando togli e mette l'orecchino. Ma se stai tranquillo, riesci a non prendere per il culo una persona che fa, poveraccio, il suo mestiere, ha fatto il parlamentare, ha rinunciato a fare il parlamentare, non è stato rieletto, fa il giornalista per la verità, e Scanzi ci scrive benino, uno come Scanzi che alla fine scrive: pralinare
di apparente cultura quel suo perenne salire sul carro del vincitore. Ma che cazzo vuol dire? Ma come scrive? Ma che cazzo? Ma io dico, ma perché non scrivi dell'unica cosa che nel passato la stampa sapevi fare? Penso, i vini. Bevi, bevi, pralinare di apparente cultura col suo perenne salire sul carro del vincitore. Esattamente l'atteggiamento che Ciascanzi mi immagino tutte le mattine quando davanti allo specchio indossa l'orecchino e si mette l'auto abbronzante. Tutto questo contro Capezzone, considerato uomo doppiamente fallico. Uomo doppiamente fallico. Nel frattempo, questo Scanzi che va sempre dalla Gruber, la Gruber che cosa fa? A differenza... no, la Gruber che cosa fa? In un'intervista dice che Feltri, direttore di Libero, sarebbe un poveretto in andropausa grave. Solo che Feltri non è Capezzone, non ha quell'aria gentile, risponde, e oggi sul Libero risponde alla Gruber, la signorina, come dice, che invita solo gli uomini di sinistra, e già, e dice, cara Gruber, ti consiglio un lifting al cervello. Ed è un pezzo che è una somma di, come possiamo dire, di frecciate nei confronti di questa donna, dice Feltri, invecchiata precocemente, tuttavia non rassegnata al trascorrere degli anni. Insomma, se ne sono date di tutti i colori. Io dico, ma perché non stiamo calmi? Ma perché non si riesce ad avere un atteggiamento un po' più sereno tra colleghi? Colleghi, è una parola forte. Direi che per oggi è tutto, ci sentiamo come sempre con la zuppa domani, ma il libro Le tasse invisibili non mi sembra che lo state comprando a sufficienza, non mi sembra che ci siano le file alle edicole, voglio vedere foto di file alle edicole, anzi alle edicole, a librerie, e soprattutto in quelle librerie che non ce l'hanno dovete richiederlo. Ciao.